Aspettate che non si connette il pad, stavo diventando un attimino scemo. Intanto grazie mille a Matt che ne fa tre. Io però pongo un quesito. Quale sarà il gioco dei sub dopo SOS? Non lo so. Negli altri due di sub. Un attimo. Erano prima del bombe. Capito, ma lui è uscito adesso, almeno un minimo di... continuity. Grazie mille. E grazie anche a Roborizzo, Code Wild Meth e a Ali Down. Funziona, funziona tutto, bentornati nel magico mondo del come si fa ad aggrovigliarsi, nel senso che devo fare tutto io perché lei non è buona a fare una sega. Non direi proprio. Sempre Non, così, sempre. guarda, Non è capace a fare una sega, devo fare tutto io. non mi sembra che vada proprio Io! così. Tutto io! Ho fatto anche la pipì prima, da solo. Pensa. Bene, adesso che mi ha messo questo titolo traviante, giochiamo a Magic. Grazie a Fabius, 3 mesi, dai e gatto, mi sono comprato un cincillà. Vuoi vedere? No. Non mi piace Ah, il sì, mi cincillo. ricordo. Fammelo vedere Funziona veramente male a me. questo coso qui dell'audio. È perché Bluetooth, e Bluetooth male Tutto accetta. giusto. Batteria al 60%. Domani mattina facciamo qualche Connesso al partita di Magic. CGA TTO. Vediamo, tanto sono troppo bravo io. Ci mettiamo due Cincillà contro uno. puzzano comunque. Perché hai comprato un cincillà, Fabius? Non potevi comprare un cammello. Cammelli sputano, però. No, quelli sono i lama. C'entra Ma proprio. che Non c'è. cammelli, sì. Assolutamente non c'entra niente. Ma sì. È bellissimo! Sì, ma puzza, Fabius! Puzza! Lo annusi? Non ce l'avevi neanche tu, Cicina. No, Sai assolutamente che no. sei ripetuta. Cosa ho preso? Io avevo i gerbilli. Gerbino. Senti come va tutto a merda l'audio. Non sento. Io non sento. Io sento purtroppo. Aspetta, Datemi un secondo, che qua hanno spostato di nuovo tutte le opzioni dell'audio di questo mondo, naturalmente. Altoparlanti, parlo altanti. Ecco, I bassoparlanti dove sono? tristezza che mi fai. I lama e i cammelli sono entrambi della specie dei camelidi. Ha ragione Ardas. Cosa c'entra? Non Io. puzza, cioè Sono non sputano io. però i Sono io cammelli. che ho ragione. Riguardo che? Sono entrambi della stessa specie, quindi sputeranno uguale. Che vuol dire? Ma sì. Grazie Termos per il raid! Ciao Termos. Collo. Questo era per Moro, Sì, lo legge sicuramente. bene. Ma tanto Moro non ci raida mai. No? No. Dai, Moro. Moro, dai. No, non lo so. Morelli. Saremo Ma dannati? che frasi? Che frasi? Che Se devi frasi? fare sesso, fallo protetto. E vedi? C'entra con Sì. quello Infatti. che ho detto io prima. E allora iniziamo a giocare. Se ci riusciamo. Games. Lo acchiappava il gioco? Mi Un po' di ricordo. sì. Non mi Provo a sembra che ci fossero chiudere Aistrus. particolari problemi. No, era su Origin, Piri giustamente. piri pi. Voi non sentite? Tanto non sentite neanche l'audio per qualche motivo giusto. È così. Ahimè, sentiamo, dicono. Sentite, ma non sentiamo, non sentite quello che sentiamo noi, quindi va bene così. Adesso vediamo cosa riusciamo a sentire. Se non riusciamo a giocare, a sentire. Tiremo. Grazie Roberto Erba, volevo fare mea culpa per non averla seguita a sufficienza nell'ultimo periodo, causa studiare, ma hai fatto bene, per diventare professore di storia. Proprio, minchia. La sub rinnovo come sempre, grazie mille. Sulla fiducia, ma lei mi diventa professore di storia, è bella la storia. A lui piace un sacco la storia. Scoppietta anche l'audio vostro o solamente il mio? Sembra che vada un po' ralenti. In Ma questo qui era il tutto. gioco che era ingiocabile, ti ricordi che aveva i suoi cazzi? Anche No. il vostro. Proviamo a fare così, spegnendo questa situazione qui. Sembra migliorato notevolmente. Di punto in bianco. Anche quello della donazione, si è Sì, ho sentito. capito.
Piripiripi. Allora, aspetta, proviamo un altro metodo audio. Anche l'altra volta aveva fatto, avuto problemi, due Ma è che ne Bluetooth. so. Forse uno l'avevamo attaccato col filo, può essere. E No, l'altro no. assolutamente No, niente. E mo? E mo? no. Cancabaglia, minore di 3, Uno, grazie due. mille. No, Si sei sente tu. bene? I go. No, no, ma Jules, ogni volta ce n'è uno di nuovo, qua di Non ci problema. Te non facevamo hai mancare idea? niente. Il connettore Bluetooth è veramente una schifezza. Soprattutto qui intorno. Ora si sente bene. Ok, non lo so. Sarà l'iPad il problema? Perché qui c'è l'iPad, l'altra volta magari non c'era. Mettiamo l'iPad in modalità aereo. Non penso cambierà, però. Così Ora si sente bene. si sente? Non si sente niente? Sì, ma perché loro Ho solo sentono. letto la chat, non. GTA video in corso. Allora, qua sembra andare. Connessione a PCT ATTO in corso. Connesso a PCT ATTO. Ok, allora l'abbiamo connesso a PCC ATTO. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Non so, non ne ho idea. No, va male. Quindi questo coso qui fa andare. Guarda, lo spengo. Guardate il video, vedete che scatta tutto. Perfetto. Risolto. Ma è possibile? Io voglio un perito che venga a casa mia e mi dica perché. Corna? Ci sei, corna? Com'è successo? Perché il Bluetooth. Guarda, ci pensa Gabriel, dai. Gabriel, adesso tu mi spieghi, per l'amor del cielo. Mi metterò queste a volume alto, per carità, ma ho comprato questo. Perché il Bluetooth mi fa scattare il gioco? Che. Ti prego, leggi il Lazy Flow. Sono molto triste adesso. Sono triste per colpa tua, però, eh. E lo so, ho sofferto io a leggere quel Cioè, commento, dovevi spiegami! soffrire anche tu. Spiegami perché! Sono perito informatico, mica veggente, giustamente, eh. Beh, in realtà Percy, fino ad È oggi, non ha sempre mai dato andato bene, problemi. No, l'abbiamo provato, ma anche l'altra volta l'abbiamo usato. se ti ricordi, in realtà, l'altra volta, effettivamente, il gioco girava di merda. No, Sì. io non mi ricordo che Io mi girasse di ricordo, vi merda. Ah, no, ricordate, Market l'altra Plus ha volta. detto di no. No, l'altra volta girava di merda il gioco. L'audio non aveva questo problema, ma il gioco aveva problemi. Ricordiamoci, io me lo ricordo. Sei il massimo esperto di ricordi? Girava male l'altra volta. Aspetta, ma questo qui è il All'inizio? ricomincio. Io non voglio il ricomincio. Non voglio. No, 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 no. Non ricomincio io. Aspetta. Provi a girarle verso il basso. Aspetta. Ma com'è possibile, scusa? Perché Era al 2, mi ricordo, sì. Vedi? Tu hai salvato al 2? fatti i cazzi tuoi! Volevo salvare al 2, ho salvato al 2. Capito? Cosa ti Ti ho fatto una interessi? domanda. Guarda, com'è che ci si Rispondi. divideva? Tiè. Ciao, vado per i fatti miei. Vai, Mona, vado via. Ah ah! Come sono lungo di cavo! Guarda, ho il cavo che mi scende Aspetta un attimo, infatti va dal fammi andare un attimo pelo, nelle non è opzioni. lunghissimo. Va bene. Gamma, fine di risoluzione. L'audio si sente? Confermatemi, moderatori, per favore. Proviamo a mettere tutto ad alto. Ok. Alto. Quindi era semplicemente la qualità delle ombre che avevamo abbassato, Sì. eh. Ma, minchia. Devo riprendermi un po' Bassino, ma il. si sente. Ditemi se c'è bisogno di alzarlo. Livello completato. Vieni via da quel livello che è completato. Chi l'ha detto? Non C'è siamo neanche scritto. andati. Tiè. Vado al piano di sopra. Ma ti sei infilata nel livello? Perché sei stronza? L'abbiamo fatto già! Ma Ho guarda solo te. saltato, non è che ho Stavi detto ferma sì, con quelle mani, entriamo. stavi Ma tutto ferma. sto provando i Torna, come si tasti. fa adesso a tornare? Perché provi i E tasti? non mi ricordo più come si gioca. Che vuoi da me? Dai, adesso clicchi il pulsante, torniamo Guarda indietro, te. dai. Il Bluetooth per le troppe interferenze non ha banda sufficienza per l'audio, quindi il gioco scatta per aspettare che i pacchetti di audio vengano inviati a casa Bluetooth. Ci sta, però l'altra Che volta andava. palle. Grazie a Retro Synthetical Zuri, dopo un semestre di gattologia, direi che è ora di dare l'esame. Grazie. Guarda quanto mi tocca aspettare. Ah.
sì, mi ricordo. Esci dal livello, vai. Esci dal livello e tocca piripiripippi, piripiripippi. Certo che faccio come Esprit. A vivere con Esprit si impara a espriteggiare. Si dice. Allora, vieni via. Vieni qua. Piripiripippi. Sai che ti vanno, eh. Gioco da solo. Ha scattato! Non eri tu il giallo. Io il giallo. Devi attaccarti anche... No, devi girare la ruota. Gira la ruota. Sì che ero io il viola, tanto che ti hanno detto, ma perché non prendi tu il viola Twitch? Io ho detto, no, me lo sono preso prima io. Bastardo. Vabbè, basta modificarsi, eh. Non è che ci voglia qualche ma... Ah, ma io sono... tieni, ecco perché. Ecco, no. Ops. Io giuro che non... Che mani calde che avevi. Io caldo. Aspetta che magari alzo, vabbè, alzo un po' il volume, allora, a questo punto. Non troppo. No, no, per carità, però vorrei che si sentisse, insomma. Si sente? Si sente un cazzo, non si sente, guarda. Opzioni, audio principale, mettiamola al massimo, che spacca le orecchie. Non spacca niente. Si sente a malapena, com'è possibile? Ed è basso uguale. Si sente basso. Ma guarda che è al massimo, eh. Aspetta, c'è qualcosa che non va nel mio audio del computer. Possibile? Eh no, è al 100. Effettivamente è strano, che questo qui sia il 100% del mio audio. Già fatto. Non lo so, vabbè, facciamo così. Facciamocelo andare bene per stasera, ragazzi. Perdona, cercheremo di capire. Tiè. Ci sono dialoghi particolari, quindi... E se ci sono dialoghi non li leggiamo perché siamo stronzi. Bucolico, il ritrovo. Adesso sembra giusto l'audio. Però è tutto al massimo, non dovrebbe essere così giusto l'audio. Adesso tutto qua. Adesso è altissimo, allora. Ma che cazzo? Gioco delle balle. Lo sapevo che dovevamo giocare a qualcos'altro. Tipo? FIFA. Allora, io sono il giallo. Allora, ripassiamo i passi. Allora, rallentare la velocità. Va bene, torna alla velocità normale. Aspetta, Boni. Allora, con questo si fa Spider-Man. Con questo con ti quale? Tiro. Con il grilletto destro si fa Spider-Man. Okay. Col sinistro si tira. Ok. Tengo duro, sì. Tieni duro, sì. Ah, mi tiri. Ok. Però a noi non interessa tirare. Tiro. Non tirare, che dobbiamo salire. No. Ma di qua. No. Esatto. Secondo me dobbiamo tirare giù un vaso. Non bisogna. No, bisogna spostare guarda questo vaso. Guarda. C'è, il... no, amore, guarda. C'è una situazione? Cos'è quella roba lì? Lì. E ho capito che roba è. È un appiglio. E ho capito, non ci arrivo. Cosa sono? Spider-Man? Sì. No. Spostiamo il vaso vicino. Spingiamolo assieme, vediamo un po' che succede. Succede un cazzo. No, succede. Dobbiamo abbassare un altro po' l'audio, mi sa. Così va bene? Come si fa a spostare il vaso? Ah no, bisogna... C'era quello per legare. Y o X. Sì, ma non lo fa. No, questo qui è per legare tra di noi. Aspetta. Così? Ah, così! Ok, sì. Benissimo. Ora però... Devi farlo anche tu. Brava. Eh no, non è vero, non abbiamo risolto un cazzo così. Stai sotto. Prova ad andare sotto, a fare il giro, vediamo che accade. Cosa... Non lo so, pensavo di fare un nodo. Mi sembrava una mossa furba. Scusa, se tiriamo entrambi dalla stessa parte, lo ribaltiamo? Cazzo. Ma arrampico. È appena iniziato il livello, già. È un casino. Grazie, Zed Freddy, è sempre un piacere stare in sua compagnia. A lei. Come? Forse
se dobbiamo creare qualcosa per portare su. Per rallentare la velocità. Ma non mi interessa. No, no, non è lì, non è lì. Aspetta, prova a tirare il vaso. Tirare, però, eh? Forse bisogna andare di qua. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Magari c'entra una situazione. No, non riesco ad andare. Ah, sì, giusto, si può fare così. Opla. E così mi impicco. Sì. Direi che con quasi assoluta certezza sì. Che cazzo, che dobbiamo fare qui? È finita, perché il gioco non prevede altre situazioni. Ah, forse devo correre forte. Guarda, aspetta. Che storia, bravissimo. Grazie a Teneno, belli voi, 1,50€, grazie mille per la sua donazione. Chiudiamo il gioco, ragazzi. Ci sia un modo per tirare giù i vasi? Secondo me ci sfugge qualche meccanica dopo tanto tempo che non giochiamo. Aspetta, guardiamo i tasti. Afferra filo, lazzo, rallentatore, trasporta, mantiene, trasporta forse, con la Y. Sembra strano. Suggerimento. Non sono disponibili i suggerimenti. Allora vaffanculo. Stai premendo la... Ah no, trasporta e io trasporto te. Ah. Già. Prova ad attaccarti anche tu, vediamo che succede. Potrò attaccarti? Sì. Non mi ho risolto un cazzo. Non c'è nessun suggerimento. Basta tenere premuto. Ah, ho capito, non mi ricordavo così. Tenere premuto specificatamente. Facendo un saltone velocissimo, se mi allungo, posso allungarmi di più. Guarda come tengo dritto il cazzo. Mi tiro su, ma mi posso... Ah no, così è il massimo. Quindi devo fare... Ah, lo fanno apposta di modo che tu non possa... Posso rallentare il tempo, ma non ho capito l'utilità del rallentare il tempo. Parlo di rallentare il tempo, ci deve essere una motivazione valida. Secondo me, no, allora, per rallentare il tempo serve accittare, come ti dice giustamente il gioco. Ah, forse va fatto tutto velocemente. Ah, aspetta, ma no, stai lì, mettiti a penzoloni, dondoli e ti lanci. Ah, così? Oh, cazzo, aspetta, aspetta, aspetta. Va, vaffanculo, brava. 2 ore per sta cazzata. Bene. E tirami su. E tirami su. Muoviti. Cosa ti appendi a fare? Che fai anche bene, perché lì di là che si doveva andare. Come si torna su adesso? Così. Che brutte animazioni, santo cielo. No, non si fa. E allora aspetta, perché mi sa che devo esserci io a abbassarti la situazione. No. Siamo diventati stupidi tutto in un attimo. Sì, veramente, siamo diventati stupidi. Non siamo più capaci a fare un tubo. Finita. Io sono il gatto, tra l'altro. Sono i tubi dei Nintendo. Madonna. Dai, facciamo la stessa cosa. Io sto qua a farti da... Se tu ti butti, mollati. Ah, giusto. È perché non ci pensiamo mai a fare sta cazzata. Perché dovrebbe essere l'ultima delle cose che il gioco ti fa fare. Boh, stai di sotto. Vabbè, sei caduta. Chi se ne frega. Sono stato di sotto per questo. E metto un vassù. Ah no, di sopra dobbiamo andare. Perché non vassù? Bastardo. Ok, opla. Vai. Che MVP. Guarda che figura di merda sto MVP. Oh no, non si riesce. Dobbiamo fare la stessa identica cosa, amore. Perché tu mi tiri. Capito, si stronza, gioca bene. Intanto gioca bene, o dice a qualcun altro, visto che sono quella che sta facendo. E non è vero, guarda, muoviti. Ah no, aspetta, ti devo stritolare l'andrangheta. Dai. Dai, vieni su, scazzilla fino a lì. Scazzilla, lo dice. Se non mi molli, però, scusami. Strozzetto. Dai, scazzillati. Madonna, che lancio.
Spider-Man. E ce l'abbiamo fatta a superare il tutorial del... E che scatti qui. Sono le ombre che ogni tanto scazzano, eh. Molto bello questo gioco, sì. Allora, c'è la lore. Qua, io spingo il... la situazione, io tu stai nell'orso. Perché sto bene così. Però ti posso tirare giù. No, dai. È abbastanza easy. Vai su, vai su. Vai su! Vai! Oh... Tornassi indietro, scusami. E certo che torna indietro, alle ruote. Qual era la lore? Non me la ricordo. C'erano dei bambini che scappavano dall'orfanatrofio e adesso hanno catturato un anziano. Bene quello. È veramente un cazzo. Bene, abbiamo anche i messaggi cazzo. Subliminali. Abbiamo visto... Cos'era quell'animale? È un gioco per bambini, è giusto. Sempre. No, aspetta, c'è la cattiveria, sono morto. E che ne sapevo io? Finché vai senza MVP. Guarda, vedi che c'è un anziano lì. Vieni con noi, vecchio. Lucido. Ti tocco, ti tocco. Ah, sotto un pene. Ma che c'è il cazzo là? Ok, adesso stai attenta. Stavo... Piano, piano. Una rana! Ah, sei morta tu. Ti ho detto di stare attenta, però. Unisciti. Figa, Dobbiamo riguardarci la scena del bimbo di merda ogni volta. Che fine ha fatto il seduttore? Tornerà. Mi ero scordato di averlo. Questa è la storia. Come la tua vita è cambiata. Come faccio a incastrarmi con la Y? Troppo tardi. Dai, 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 che ci scazzilla. Corri. Guarda come che paura. Guarda come corrono tutti i cacati. Bestia. Mi tocca. Guarda, sposto un barattolo senza alcun motivo. Scazzilla. Cazzo, il cibo norvegese, vaffanculo. Beh, la lattina. Dannata Ikea. No, ci incastriamo tutti e due sotto. Ma lì c'era un cavo da cavare. Non so perché. Aspetta, voglio andare a vedere. Voglio cavare un cavo dal buco. Secondo me c'è un motivo. Ah! Solo per fare più veloci, suppongo. Vabbè. Io sì, Gabriel. Io sì. Eccoci. Figa, che bello questo posto. Veramente straordinario. Aia, gli scatti. Allora, qui c'è un fusto di birra. Lì c'è della gente che festeggia, come potete vedere. All'anziano non piace la lucciola. L'ha ucciso. Ma sono diventati vecchi, sono diventati? Non credo che siano loro. Ah, dici? Non sono più no, ragazzini di una volta. Non vedi che è tipo un garage con delle persone che fanno... Allora, io ce l'ho. Salta qualcosa. Su. Salta su. Non mi vedo più. Ah. Ok, no. Ah, sì, può funzionare, aspetta. Aia, aspetta. Vai dall'altra parte e fai pompe. E non posso. Come faccio a salire di sopra? Così. No. A cosa serviva la lucina? Ah no, erano dei punti in più. Vai su. No, non è quella dei punti in più. No, sicuro? Vai, salta su di nuovo. Cioè, almeno questo non credo siano i punti in più. Secondo me sì, se li prendiamo entrambi, siamo entrambi sullo stesso insieme. Ma non c'è altro modo per andare oltre in realtà, quindi... Meno che io mi accuccio e me lo prendo in faccia, niente, come non detto. Niente! Dobbiamo fare un nodo. Sì, mi ricordo che c'era il nodo, Luke. Però prova a premere X. Ma non penso. Cioè, di solito c'è un posto dove fare il nodo. L'hai fatto? No, non ne vedi. Se questo coso qui facesse avanti e indietro velocemente, saltiamo. Se leghiamo. Oh, mi sono solo attaccato a te. No. Deve cadere lei dall'altra parte. Ah ok, ho capito. Vai oltre, salta il coso. E niente. Vabbè, tieni il fusto. Non salta oltre questo che sto cercando di dirti.
Sei una sega, sei una sega. Incredibile. Dai. Che storia. Di qua, vai. Ok. Siete dei geni comunque. Potere della luna! Particellari, wow. Gli abbiamo fatto paura. Ah, eccoli i bambini. Ok, ci tenevano. E hanno aperto la porta. E dissolto la malvagità che... E adesso che cazzo facciamo? Devi tirarti su. Ma vabbè, ma tanto va uguale. Non frega un cazzo, guarda. I caricamenti battono queste cose qui. Sì, ritornerà Quake, tranquillo. Con tranquilli. Magari è Quake il prossimo gioco per i sub. Adesso vediamo. Che è gratis, magari è meglio. Signorina. Scusi, mi stavo grattando gli occhi. No, no. Comunque è scritto nelle regole, non chiedete giochi. Vedrete, ci saranno altri titoli. Non è che basta per sempre alcuni... un attimo. Ma lei? Popoing! È un massimo esperto, ora devi anche slegare. Come si slegava? Ho fatto io. Come hai fatto? Una B. Grazie. Ah, cosa c'è di sopra? Lo voglio. Quelli sono i punti in più. La cattiveria! Dai. Tra l'altro questa cattiveria qui l'ho riconosciuta, sapete dov'era? Occio che ti viene a prendere, no, viene a prendere me, no, è sparita, no, che fa? Tituba? Ah. Dicevo, è la stessa di... Attaccati. Alone in the Dark 4. Ti puttato contro, bastardo. Ragazzi, però, anche voi. Vieni su, veloce! Ma perché non ti butti lì e poi su? Che cosa stai facendo? Io ti tiro su. Io volevo prendere... Buttati ad arrampicarti lì. Che idea di merda è stata? Dai, che muori! Guarda che se muori è... Ma guardate. La vuoi prendere quella o no? No. Ok. Me ne sbatte niente. Invece non me ne interessava. A me no. Va bene. Diventa cattiva quando gli vai vicina, comunque. Ho capito. Non passa, no. Brava. Oh, arrivo. E allora? C'era bisogno di saltare? Sì, io stavo cercando di andare lì e invece non ho capito, ma prima ci sono io che devo passare. Tu mi stai sulle palle. Pom, pom. Guarda, faccio prima io che sono più bravo. Ah! Hai visto? Ce l'avrei fatta se non avesse successo questa cosa qui. E tu sei stronzo, però. Stavo guardando l'alce. Bastardissimo. L'alce. La cattiveria è cattiva, certo. La cattiveria. Se non devi guardare gli alci, ma... Grazie a Jomala. My Bigfoot ti hanno già dato la My Mail. Bravissima. Non abbiamo preso la cucina renata. Vabbè, ormai siamo gli ultimi. Grazie a Grivit, quasi 2 anni, gatto. Non è felice? Io no, perché devo ricordarmi ogni volta di rinnovare. Se non ricordo sono dolori. Stupido Twitch Prime, guarda te. E guarda te tu. Grazie. Non l'ho visto arrivare. Ricordo a tutti quelli che hanno Twitch Prime che devono rinnovare manualmente. Quindi rinnovate manualmente, per favore. Adesso rinnovate. E tra l'altro oggi mi hanno invitato, quindi vi informo anche a riguardo, che domenica prossima, bravissima, che mossa, complimenti, domenica prossima dopo la mia live parteciperò alla 12 ore di Atrix, poiché ello mi ha invitato. Quindi ci sarà la mia live e subito dopo ci sarà la live in casa Atrix. Brava. Andiamo. L'uccello. Grazie a Justardan. Proprio ragione, signor gatto. Grazie mille. Ti stai mollando? No. Ma ti tengo? Sì, mi ricordo. E grazie anche a Nazgul. Rinnovo. Bravo. Ora del vuoto. Ma quale vuoto? Si vedeva al fondo? La sensazione del vuoto. Ma si vedeva al fondo? Cadevo. Vabbè. Così!
Questa è stata una bella inculata. La cattiveria! Hai delle reaction un po' over. Scusami, non lo faccio apposta. Mamma mia, che sintonia. E mo ci si incula. Che dobbiamo fare qua? Scazzillare il cazzillo. Devo scazzillare il cazzillo. Forse in due. No. Ah sì. Ah no, ma ci si può appoggiare qui. Ma fanculo. Devi fare il giro. Faccio io. No, fai tu. Dai. Vai tu, vado io. Vai tu, vado io. Come ho fatto spoiler? A me non ha mica detto che era un segreto. E ragazzi, se non me le dicono le cose, ti sbrighi. Non mi ricordo come si dice. Era 24 ore. Io non so che è una 24 ore. Mi dispiace per aver fatto spoiler. A me non l'ha detto. Ve lo giuro. Te sei una stronza. Non andava su. Controllo. Controllo. Non me l'ha detto. Non me l'ha detto. Non lo sapevo. Che poi un segreto lo sapete tutti, scusami. Vabbè, magari si sarà dimenticato di annunciarlo. Cioè, lo annuncerà. Non sapevo neanche fosse una 24 ore io. Aveva detto chiaramente che sarebbe stata una maratona, ma nell'ultima live l'aveva fatto intendere. Mi dispiace, non lo sapevo. Se non me le dico le robe. Beh, ora lui, voi lo sapete in anteprima, state zitti, non ditelo a nessuno. Questo così. Devo andare su comunque, temo. E io vado giù. Poi ti aspetto qui perché devi spingermi. Sì. No, devi venire giù. Guarda, ti spingo questo. Vedo che c'è il cazzino cattivo. Torna indietro, benissimo. È un po' intricato questo livello. Vai su di là e io rifaccio tutto il giro. Attento. Sì, lo vedo. Bravissimo. Grazie il Pintu, grandissimo. Ok. Te sei stronza. Stavo guardando te, figa. Perché stai guardando me? Perché ho visto che c'erano due stronzetti, uno giù in là e uno ma di là. Ma io il mio me lo guardo io, guardati ma tu. Ma io stavo guardando te che stavi facendo cosa. Dove vai? Dove vado? Grazie anche al nero casuale, sono 23, continuo a lurcare. Buona quindi lurcata. Quando si accorge dove che vai? Tu ci sei, sto scappando dal cazzillo, che quando si accorge che tu ci sei, ti corre dietro. Certo. Non è che fa il suo. Dobbiamo fare più rapido. L'ha detto lui stesso ieri sera. Non so cosa stiano dicendo. L'ha ripetuto mille volte che non è una 24 ore, ma una grande collaborazione con tanti streamer. Ah, a posto, l'ha detto allora. Andate a cacare. Va là. Che ansia che mi fate venire. L'ha detto. Dai. Seguite tutte le live di altri. Aspetta che tonezzo il cazzino stronzo. Veloce perché arriva l'altro. Sì, hai ragione. Ok. Più veloce perché ora quel cazzillo là torna su da me. I funghi verdi vi nascondono. Ah, e quando ce lo volevano spiegare questa meccanica? Hai capito comunque? Veloce, veloce. Ok. Vabbè, adesso puoi anche scendere tanto. Lo so, se scendo quel cazzillo che è in fianco a me mi uccide. Sono contento. Comunque mi fa piacere che abbia pensato a me. Purtroppo ha pensato anche ai termosifoni. Ah no, ok. Giappone, mi dispiace. Ma dai, un tacchino? No, non è un tacchino. Che cazzo succede? Andiamo via prima che sta bestia immonda ci ammazzi. Non me l'aspettavo. Scusate. Allora? Allora? Scusami, e bevevo. A parte che non ha molto senso tutto ciò. Grazie, Eugenio. No! Ma peccato. Non ha senso perché quei fantasmi sono dei fantasmi. E un tacchino ma sì. È nell'attuale disturba i fantasmi e corre dietro a noi. Ma che fantasmi? Guarda che quelle lì sono persone vere come me e tu. Cazzo, forse dovevamo. No. Ma tanto il tacchino mica sale lì. Che non è un tacchino, per quello. Eh no, perché non è un tacchino.
La mamma mia, sei spaccato! Basta fare Spider-Man e vieni! E vieni! Grazie a Noce per i suoi 4 mesi. Nel giardino. Stai zitta. Segui le gambe. Dai, zitta, che solo io posso fare le battute nei giardini. Come è morto male. È un gallo cedrone, grazie. Oh, e non ti buttare di nuovo, che. Nel buco. E là, no. Come si fa a entrare nel buco? Ah, oh, distrailo. Io lo scazzillo qui. Ah! No, possiamo saltare su. Non credo. Perché c'era un buco? È possibile. Quindi saltare su. Ma non so se posso legarla mentre sono appeso. Sì, posso. Ho fatto un pene anche qui, è impossibile. Ok. No. No, vedi che c'è il buco lì, che ci sta facendo vedere che c'è il buco. Aspetta. Pensiamocela, pensiamocela. Perché c'è il barattolo lì? Distrailo, distrailo. E non così. Con la mia vita l'ho distratto. Non è il pezzo che hanno fatto vedere le tre? Possibile, non mi ricordo una sega. Allora, allora, Forcina, tu segui la mia live, finita la mia... Vai di lì intanto. Ah no, aspetta. C'è un buchetto qui sotto, forse? No. Dobbiamo aprire qui sì, andare sotto. No, è che sembrava ci fosse un buco in angolo in basso a destra. Tu vai in alto e distrailo, io sposto. Va bene. Tutto. Scazzillo, io scazzillo. Ok. Mi mangia! Comunque ci sarà la mia live. Subito dopo la mia live. Spingi ancora. Spingi. No, penso che io lo sto distraendo, tu torna indietro e fai la mia strada. Ah, fai il cucù. Guarda come fa cucù. Vedi che non posso mai. Ok. Ciao, posso così. Che mosse. Dopo la mia live parteciperò alla sua. Cazzo, io pensavo di doverlo dire subito anche un po' per spammare l'evento, giustamente. Offete? Ui, ma sta ritornando. Figlio di pittana. Olè. La merda, ma sei una stronza! Scusa! Mi mangia! Su, salta, mi mangia! Cazzo! Lanciati. Aspetta e mollami. Okay. Troppo basso comunque. Era perfetto, vai. Massimo esperto di cacamenti però. Sempre esagerate queste reazioni. Sei intanto sei morto, bastardo. Non serviva legare il ramo. E dai, non morire, Erminia. Ermenegildo Osvaldo Di Benedettis. Mi ha pizzicato il culo. Ho visto, vieni via. Stronza. Grazie a Sabak, viva il gatto. Bestia, che paura. Ma quanto ci sta rincorrendo questo animale? Che poi siamo fatti di gomitoli. Cosa vuole mangiare? Aspetta, no, che te lo distraggo. No. Lo distraggo. Distraggo, vai, io, sai. Vai. Ok, vai sul cucuzzolo della montagna adesso. Passare da sotto. Ah, che inculeabile. Devi passare da dietro. O da dietro? Sì. Da dietro dove? Sopra, vabbè, vai tu giù. Ah, vabbè, ma dopo ci abbiamo il filo in mezzo ai coglioni. Ma dopo distrae, va tranquillo. Capito, pericolosissimo. Allora, se io te lo distraggo. E dai! Ma non sei buona a distrarre! Non aspetti che venga da me. Scusami, aspetta un secondo. Hai troppa fretta nei giochi, sei proprio frettoloso. Perché so giocare! Ora puoi andare. Ora tu dovresti in teoria, esatto, distrarlo così. Dai, guarda che non sa più chi è. Come? Non portarlo di qua se è possibile. Ho capito. Dai, muoviti, che tanto non viene. No, come te. Hai visto? È venuto? No. Adesso? Ah, racchetto da maestro. Ciao. Proprio.
pirletta. Tanto che giro fa, scusami, ho capito che è un mondo 2D e lui cammina in 3D, ma perché siamo così stronzi noi, non camminiamo in 3D anche noi? Eccolo. Ma dai, che coglione! Figura di merda. Cosa accade anche la lucina? Come fa a cadere la lucina? La lucina. Dice, guarda, è morta. Adesso tiro un calcione. Fai il culo, lucina. No, coglione, muoviti! Quindi... Grazie a Blaze Dragon. Buonasera signor Gatto, le chiedo una benedizione per un importante esame di domani. Tanti auguri e tanti esami per domani. Grazie. Potere della luce! Piu, piu, piu. E abbiamo dei nuovi quadri a tema uccelli. Ti piacciono? Siamo noi, perché è giallo e viola. Il giallo che viene trascinato dal viola, comunque profetico. Cattive acque, qui c'è dell'acqua, te lo dico io, vedi? Ma guardate che ne sa più una più del diavolo questo. Comunque non mi sta piacendo questo gioco. No. Per una stronzata, non so, non mi sta più. Ma diverte invece giocare insieme. Sì, no, sono contento di giocare assieme, ma non mi dà quel brivido sessuale che mi immaginavo. Quale gioco ti dà un brivido sessuale, scusami? No, è una domanda seria adesso. Adesso rispondi. Adesso rispondi le tue cacate, dai. Quake Champions. Ma vaffanculo. In cui ricordiamo sono campionissimo. E Magic, minchia che bello Magic. Stamattina i culissimi, eh. Ma facciamo una partita dopo. La partita prima Magic. Di chiudere. Prima di chiudere. Per vuoi vedere quanto sono pro? Cos'è? C'è? Sistemi di carrucole. Niente, ho toccato, mi dispiace. Guarda. Io non so nemmeno cosa dire. Ah, io faccio sono così. Sono imbarazzata. Cioè, scusami, come funziona quella carrucola? Ah! Guarda, guarda che cuore fa. Bestia! No. Spingi via quella e va su quella, giustamente. Riportala qui. Voglio vedere quanto la posso spostare. Invece di qua, questo è il massimo. Quindi mi dispiace. Okay. Guarda che è basso comunque. Ma... Ok, tiralo. Secondo la legge dei grandi tirati numeri... su, arrampicati. Aspetta, prima devo allontanare. Poi faccio così... E non posso andare più di... Ah, aspetta, no, aspetta. Ma perché sei stronza? Perché stavo tenendo. Ma tu non devi tenere, tu devi spingere quello. Guarda te. Mi hai fatto crashare il gioco, aspetta. Continuo a essere ferma. Stai ferma così. Non è che stai ferma perché hai toccato. Guarda, allora fai così. Aspetta, ferma lì. Ok, cioè, così provo ad andare di qua. Ok, vai. No, sono io che poi devo andare di là perché mi lanciavo così. Tu invece devi lanciarti di là. Sei sicura? A parte che è lo stesso. Vabbè, facciamo così. Vai. Non sono convinto. No, forse... Ah no, sì, perché te lo alzo io. Come me lo alzi? È così. Vabbè, cambia niente di verità, Penso che... Comunque tu la voglia fare. Quanto... È un seno appeso per davvero, Corvo. Potere della luna! Brucia gli occhi. Per giusti motivi. Tipo? Il blu. Cazzo vuol dire il blu, guarda. Ehi Siri, aurora boreale. Prepara la scena aurora boreale. Oh, che bello. Allora, ci diamo una mossa, mi scusi. Allora! Scusami, mi fa allora! Che, cioè... Guardi quanto l'attendo. Guarda, di là! Dobbiamo andare di là! E si sbrighi! Una volta... Allora! Beh, bestia! Allora! Mi piange l'occhio! Ti sputo? Ehi Siri, horror! Ehi Siri, horror! La scena che hai chiesto è stata configurata.
Cazzo, guarda che adesso siamo un mazzo blu-verde. Perché non ho configurato. È uguale. No. Il giallo e il rosso fanno il verde. A parte che non c'è giallo qui. Sono cosa io. Stai dicendo? Cosa stai dicendo? Cosa ho fatto? Aspetta, dobbiamo fare la giostrina. Vieni su. Leggi. No, noda. Bisogna annodare, hai ragione. È nudato. L'avevo già fatto di là. E allora dammi il mio mattone. Lo stavo portando già io, antipatico. Non prendete i meriti per una cosa che ho fatto io. Piango. Piange. Piango. Piange. Sì. E mo? Cioè, scusa, l'utilità è stata? Ah, di là ce n'è un'altra ancora. Andiamo su a questo punto. No, non puoi venire. Dai, devi risalire. Se tu no, non di là, dall'altra parte. Vieni, seguimi. Arrampicati con me. Ti puoi arrampicare da me adesso. È quello che cercavo di fare prima. Mi ha detto: no, non farlo. Adesso attaccati per i fatti tuoi, però. Che fastidio. Mi voglio legare a te. Vieni qui. Aiuto. Siamo tutt'uno. Buongiorno. Di merda. Arcangelo, grazie mille per i suoi 9 mesi. Sì. Ma sei una cogliona, ma scusa. Non ci gioco più con te. Aiuto, mi ricompongo, dai. Scusatemi, non era mia intenzione fare un dust. Perché c'è quell'anfratto lì? Perché sono affari miei, va bene? Io voglio andare su di là. Sono sceso di qua invece, guarda un po', sono impiccato. Hai fatto una cacata. Morto. Hai rotto tutto? Forse io devo andare su di qua però. Devi, sì. Ok, vai. Tirami lo sfintere. No, va. Vabbè, vengo anch'io. Anche se però la mia via era giusta. Non credo. Non credo. Guarda, dico quasi al 100% che no. Pipiri, piri, piri. Dai, e muoviti, lento. Io lento. Sì. Prendi le strade sbagliate, prendi. Le strade sbagliate? Le strade sbagliate. Pippi. Pippi, porca puttana! Ai, sono rotta! Sono contento che ti sei rotta. Prendi il mattone, che è di un colore diverso per motivi classici. Prendo io. Sono più forte. Aia, oh. Aia, oh, aia nella faccia, dai! Mattone di merda. No. Ah, vedi? Cos'è questa questione, essere... comunque? Come regge bene questo palo. Questa è la canzone dell'arrampicata d'ora in poi. Cazzo. No. Io sono sempre un passo avanti. Però ora non so più dove devo andare. Perché sei una sega. Non vedo Opla. Niente, cos'è quel riflesso? Ah, ce la feci! Impiccato morto. Mi sa che stiamo perdendo un sacco di segreti. Quale giochino ficcante, Lorenzo? Posso far così. Mi aspetta. Hai piccato di nuovo. Mi vuoi aspettare, bastardo? Muoviti. Ciabatta. Tu ciabatta. Come ti permetti? Whee! Grazie a Real Nozomi. Geomet, basta che entri nel sito. Tirati su. Arrivo. Mi tocca trascinarti, mi tocca. Scusa. Guarda che ti tiro. Grazie Jules per aver linkato il sito. Sei fortunato che ti tiro e che non ti titillo, perché sennò... non ti titillo. Come si fa qua? Devi tirarlo su. Bravissimo. Ah. Cioè, credo. E mo? Di qua? Ma porti su di qua. Per un po' una cazzata, vabbè. Saltaci su.
Ma non è che dovevamo buttarlo giù? Scusami. Forse col risvolto. Adesso però abbiamo incastrato il filo. Brava. Mi butto? Sì. Il problema adesso è farti passare. Dai, non capisco vai. Il senso di questa. Dovevi venire ruota. Anche tu, semplicemente. Hai sbagliato. Vengo anch'io, ma. Dobbiamo mollarla e nel momento del rinculo si salta. Guarda. Nel momento del rinculo, t'ho detto. E poi saltavamo tutti e due e si faceva. No, che cazzo si faceva? Si saltava di più. È palese che, non, che ci sia qualcosa che non va. È capace, poverina. Fermo, se lasciamo qua la cosa. Mi spiace, Giome. È che ce l'abbiamo risolto. Se e così l'abbiamo fermata dove ci interessa, no? Ma non ci interessa, è troppo basso. No. Sì. Cioè, non va bene lì. Allora, facciamo così. Uno, ecco. No, non si va. No, ma questo qui è palese che debba venire qui con noi. Te l'assicuro. Uno lo stappa e l'altro invece fa il salto, capisci cosa intendo? No, è perché altrimenti il filo ti rompe i coglioni. Appenderci in alto. Ah, di lì dici? Ah, ok. Portalo fino al limite. Ok. Forse di qua, effettivamente non l'avevo visto. Ok. Ti titillo lo sfintere, alieno nel sedere. Perfetto. Mi hai capito la citazione. Niente. Torno. Dai, titillati e buttati di là. Hai ragione. Figura di merda. Solo tu la faccia. C'è bisogno. Mi piace fare Wii. Grazie Jules. Non mi tenere. Ti mollo al momento giù. No, sono capace a tenermi, va bene? Guarda come ti trascino. Non mi trascino. Ti tiro, sai. Ora che ti. Attaccati. Venom di merda. Ti tiro. Che bella, guarda che bella questa immagine. Tutto sfocato, cosa c'è di bello? Ma sfocato cosa? Il bello, mio culo è sfocato. Luce. Vieni qua, tiro questo. Ah! Fatto un disastro. Tira anche quello, tira anche no, quello. Devo fare un nodino qui. Ti ho detto tira. Aia, mi metto male. Ci siamo morti. Qualcosa mi dice che non andava fatto così proprio. Ti assicuro di sì. Tirati su. Anzi, tira. Questo che prova. Sì, che sasso era. Vedi che c'era l'acqua? Lo diceva a livello che c'era l'acqua. Sembrava uno sputo però di acqua questo. Gabriel, devi stare molto tranquillissimo, eh? Che io entro dentro quest'albero e ti faccio il culo. Non mi ascolta, Gabriel, guarda, io cioè non so più cosa dire al riguardo, sono imbarazzata. Intanto chi è che è più avanti qui? Ti sei rimbalzato sulla mia crania. Ho sbagliato tutto. Dai, vieni, fallo anche tu e appiccicati. Io mi tiro, che mi frega. Tira. Sì, ma fallo bene il salto, attaccati. Sei una stronza. Non sei attaccato. Sei veramente una stronza. Stronzo sarei tu. Ma scusa, che vuoi? Io ho tirato. E tienimi un attimo. Stai zitto, che non sai giocare, non sai. Io non so giocare. È che quanto si lancia sto bastardo? Te, tira su. Che fatica. One player one S 13 13 io dico di mamma mia. E allora mettetevi d'accordo per le puttanate stasera. Io l'ho trovata molto simpatica. C'è un motivo per cui sono io lo streamer. Guarda, cioè io cosa guardo? Guarda che bello. Non si muore in acqua, bene, l'ho scoperto. Però ci sono le lilipad, meglio stare sulle lilipad. Sui lotad? Mi capite? L'ho capito. Grazie. Magari qualcuno da casa non lo sapeva.
E non è che gli è cambiato tanto, se non l'ha capita prima, non è che adesso che sa un po' che è un Pokémon gli frega. Sono annegato. Sei veramente un cretino. O forse no, sì, sono annegato. Stavo cercando di trascinarti, ma mi sa che ti ha preso qualcosa. Non ce l'ho fatta, perché? Voilà! Un, do, stress, ale, ale, ale. Io. Ah, ecco cosa ti ha preso, vedi? Era un fish. Stronza, vieni fuori dall'acqua. Non è come te che muori in acqua, sai. Guarda, io non mi fermo mai. Sono pan di zenzero, a chiapparmi non potrai. Che cazzo hai fatto? Hai rotto tutto. Hai visto? Massimo esperto di rottura. Ehi! Hey. Ah, sul pesce! Bastardo, mi hai fatto cadere. Che facciata! No. Aspetta che torna. Ma bastardo! L'abbiamo aspettato con cura, eh. Proprio abbiamo detto. Cioè. Ora direi. Torna indietro, torna indietro. Ok. Sto ad andare dall'altra parte. No, E dai! E quindi? Come si fa? Torna sul Lillipad. No, mi sa che dobbiamo saltare in testa al pesce! Ok. Quando arriva il pesce gli saltiamo in testa. Vediamo un po'. Ah no, lì! Ok. Di pro player questo grazie gioco. Daniele, buonasera. Di pro proprio. No, voglio prendere. No, non la prendiamo. Va sotto? Va sotto acqua? No, non ci va sotto. Sì, sì, sì. Stava andando. Ma non mi vuoi fare le cose, però. Come si fa? Like this. Ma non quello, come si fa questo? Io lo prendo. Person. Guarda che stai morendo. Guarda tirami, che stai morendo. Tirami. Ti stavo tirando. Tu stai andando a sinistra, come faccio? Dai, fermali. Aspetta. Mi sa che devo. Vai a prenderlo tu allora, dai. Io aspetto. Ah, che stress. Ma io non lo voglio prendere, non mi interessa. L'ho preso. Non lo prende. Ci sarà un motivo per cui non lo prende. Non gli interessa. O forse l'hai già preso tu. Non lo prende. L'hai già preso. Guarda te. Perché rimane lì allora? Ma che cazzo ne so? Guarda, siamo morti. No, tirati su. E non posso. Sì, one player. Vabbè. Guarda, bisogna fare così. Te lo dico io. Guarda, muore di nuovo. Cosa è successo? Che se ti sei buttato in acqua e sei morta. Io sto immobile, guarda, sto ferma qui. Allora, io faccio l'erezione e tu vai a dirigerti. Brava. Che bella l'erezione. Grazie. Adesso erigimi tu. No. Ficca, ficca, one player, ficca. Te lo consiglio, vuoi il mio referral? Vuoi il mio link di Amazon? Per cosa? Per... che cardio palmas. Bene. E sbrigati! Si era bloccato. Che cavo. Ti tiro. Tintillami. E sbrigati che abbiamo finito il livello finalmente. Non abbiamo nessuna 12 ore in programma, è vero. Anche se è da un po' che non ne facciamo una. Da veramente un veri tanto. No. Boh. Non tira. E non fa neanche il nodino, quindi... C'è bisogno. Aspetta, forse serve questo sassolino. Che cazzo! Forse sì. Sì, sì. Cos'è? Si lanciano i sassi così. Aspetta. Bisogna fare così. Ok. E questo faccio il nodino. Ok. E fai tutto te allora. Bravo. Ma non ho mica capito in realtà. Cioè, credo di dover mettere il nodino anche di lì. Ma non ne sono sicuro. Cioè, come si fa? Lo puoi fare? Non te lo come fa fare. Fa? Ecco la X.
No. No. Così si gira dall'altra parte? No, sta solo così. Cosa c'hai, Jules? Cosa c'hai? Va bene, OnePlay, adesso te lo linko. Io ho preferito prendere direttamente il DOT perché, secondo me, l'unica cosa che manca agli odierni... come si chiama? Queste cose qui di casa, che non mi viene il nome. L'unica cosa che gli manca è uno schermetto. Lo schermo cambia completamente. Dovete portare sul mattone e fare il nodo. Fatto. Tu come l'hai fatto? Il nodo. Che risposta è il nodo? Ho fatto il nodo, sono andato su e ho fatto il nodo. E come? Arrampicandoti? Mi sono arrampicata fino a là e ho fatto il nodo. Ok, però qui non abbiamo di sotto una sega. A meno che non dobbiamo infilarci semplicemente nel buco, mi sembra un po' strana come cosa. No, il mattone. Dobbiamo lanciare qualcosa. Il mattone nella porta, credo. Ma come si fa, scusa? Allora, uno porta il martello, l'altro sta di qua e buttiamo. Stai lì così. Ah, mi devi mettere qui il mattone che così mi catapulti. Tu stai di là. No, fidati. 100 euro che ho ragione. Adesso mi dai 100 euro. Ti do. Ti do il portafoglio. Rotondo e piccolo non serve a nulla. E invece sì, Ollo, fidati. Mi sono avvicinata alla luce. Sono caduta giù, però me l'ha segnato come se io fossi entrata. Che cazzo. Lo schermetto, cioè, a meno che tu non voglia guardarti i video, ma cosa che dubito. C'è da legare qui? No, bisogna ricatapultarlo, non so come però. Anzi sì, guarda, così. Ah, non l'avevo visto. Porta qui il mattone. Spingilo in qua. Metti giù. Ah no, aspetta. Ok, tienilo lì un attimo. Okay, chiudiamo questo. Ok. Ah, lo butto giù. No, se non vai fino a qui, io tolgo poi lo spago e abbiamo fatto. Togli lo spago. Google Assist. No, prima lo devi mettere. Vai da qua, lo butto giù e tu sali. No, figa, fai quello che ti dico, per favore. Vai qui. Che mi catapulta come prima. Vedi, dove lo lascio? Qui. Dove te lo lascio? Qui dov'è? Qui su. Che cazzo ho fatto? Qui? Lì. Visto? Non ho capito nulla di ciò che è successo a posto così. Non ha la sensibilità. Non ho la sensibilità. No, comunque uno schermetto per quando magari gli chiedi il meteo, gli chiedi una canzone, qualcosa, è sempre una cosa utile. Butti un occhio e hai lo schermetto. Poi se devi stoppare, fare qualcosa, andare avanti, indietro, piuttosto che guardare l'ora, puoi guardare l'ora senza doverglielo chiedere, sai. È quel valore aggiunto lo schermetto che, insomma, non è male. Tra l'altro questo qui mi fa vedere Prime Video la sera mentre prendo sonno, in uno schermo grande così, che è perfetto in realtà. Il cigno ci mangia, ok. Un cigno, madonna, non avevo visto che era un animale vivo questo. Poi per il mio gusto, OnePlayer, infatti ho sostituito. Fosse stato per me, avrei preso il nuovo Google, quello con lo schermo gigantesco. Però, adesso che è uscito prima questo, ho provato questo. Anche perché forse quello nuovo ci dicevano da Amazon che forse non aveva tutte le funzioni che dovrebbe avere. No, provo di quello di Google. Ah, ok. Però questo qui fa vedere Prime Video. Quello quello di Google ti fa vedere YouTube. Comunque non perdo le diottrie perché non guardo direttamente il film, lo metto di sottofondo per prendere sonno. Preferisco avere un film piuttosto che ascoltare la musica, perché la musica di sotto me la metterei più volentieri con le cuffie. Puoi rimettere un po' più di luce perché inizia... Ehi Siri, concentrazione. Anche una via di mezzo. No, ma va bene. Solo che iniziava a approcciarmi un po'. Ah.
E un'altra cosa figa, Alexa, aspetta che si è attivata, lascia stare. Ok. Ti può svegliare con le canzoni di Prime Music, che sono una cosa ottima. Le ASMR le ho provate una volta e mai più proprio. Visto che sono le 10, vuoi fare un po' di magic? Sì, facciamo poi. Che quanta voglia di magic c'hai? Tanta. Come si salva qui? Si salvava? No, esci dal gioco. Credo. Non mi fa più selezionare. Sì, che sono okay, livelli completati 4. Perfetto. Siamo stati bravissimi, ragazzi. Madonna. Settimana prossima continuiamo e facciamo il buccio di culo. Allora, vuoi fare una partita però, perché poi voglio andare di là. Di là dove? In salotto. Cambiamo anche il gioco. Mettiamo Magic, così se uno entra dice, oh mio Dio! Vediamo se in due facciamo un cervello super pensante. Ma io ho vinto i culi prima. Tanto io gioco velocemente. Buonanotte, Luke! La donazza con Bruno Mars, perché? Perché? Ho capito che tu giochi veloce, però... Io gioco veloce, sono un campione. Minchia. Con clave. Se la pensi anche un secondino di più, non ti fa mica male. Buonanotte a chi va. Tanto facciamo una partitina, poi chiudiamo. Bao! Buonanotte. Tengo perché c'è com'è. E quando c'è il com'è me lo devo tenere. Hai deciso te. È una legge. Sì, sì, ah. Sì. E ho anche una bella inculata perché ho solamente queste due terre già tappate e delle grandi richieste. Bello questo, però. Guarda quello grosso. È anti-malocchio, eh. Non lo spacchi mica. Cosa. E niente, siamo già a meno due di vita. Si gioca piano perché è un gioco di strategia. È free to play, sì, Pepper. Ogni giorno quando giochi ti danno anche delle mazze di carte per a meno giocare. Che tu non sia me, e allora non ti danno proprio un cazzo. Perché non fai le missioni giornaliere? Ma questo è un tuo problema. Guido nel tuo computer questo magic. Il mio va a rallenti e a 30 fps, forse anche meno. Quando ti sentisci di sto cazzo entra il campo di battaglia, tappa una cartura avversario controllata un avversario che non stappa neanche durante il prossimo turno. Buona, dai. Bene. Mi tappa il 2-2. Hai due a carte. Tutti me li tappa i due centrali, sai che non puoi bloccarli. Sì, lo so. No, ma ha vinto, eh. Ha già vinto. A posto. Come fai a essere già a 14 punti vita? Ho iniziato da 5. Dai, lasciamoci crepare. Facciamo un altro, dai. Sì, vabbè, ma sto cazzo di mazzo tritoni di merda. Non c'è su mobile, purtroppo. Purtroppo non c'è. L'ho cercato anch'io oggi, lo ammetto. Perché l'hai cercato? 3 giorni che dico che non c'è? Non ti ho sentito dirlo, evidentemente. Cioè, scusami. Sì, scusatemi un attimo. Adesso, in alto, vicino al nome, vedete che c'è un simbolino. Quel simbolino rappresenta il tuo tipo di rango. Considerate che appena perdete una volta... Si toglie. Era arrivato qua stamattina. Guardate il suo simbolo là in alto a sinistra. Ma sì, ma non sarà. Vuol dire che questo. Ho capito, ma mettiti a te che hai 0 punti contro uno che almeno ha 3, 4, 5. Ma perché in realtà non ho 0 punti. Mi sa che è contato male quell'affare lì. Ma il gioco magari l'ha calcolato bene. Ma probabilmente quella vuol dire che lui ha una streak molto alta di vittorie tutte di seguito. Per forza, hai visto che mazzo c'aveva. Allora perché metterti contro di te che invece sei a 0? Questo sto dicendo. Anche lui, guarda, c'ha il doppio cazzo. Anche lui è più bravo di te, tanto pare. È un altro conto. No, quello di Adventure Time non è un gioco di Magic. C'entra niente. Adventure Time.
Dai, c'è anche la bocca larga, lo teniamo, bestia se lo teniamo. Sono pro, modestamente sono pro. Il rank non è buggato, è inesistente, diverso. Secondo me quello non è un sistema di rank, è un sistema di vittorie in streak. Ma se no, è un sistema di rank, solo che non sta funzionando. Al momento segna le streak. Ho capito, quindi è inutile. Ho capito, ti sto dicendo che al momento segna quante vittorie di seguito hai fatto. Che cosa vuoi che ti dica? Non è no, perché ad Ale funziona bene. Una volta che ha superato il primo cerchio, dopo funziona bene. Prende punti anche quando perde. È buggato semplicemente. Devi scartare almeno 7 carte. Butta giù una carta, butta giù una terra. Non si fida, dici le cacate. Ma non è vero, guarda, è un errore del gioco. Quando perdi animazione azzera la barra. Non lo accetti. Non lo accetto. Perché? Perché al momento a noi non segna niente. Perché si cancella ogni volta che certo, perdiamo. Certo, perché per è buggato. Al momento, al livello ma sì, ma zero, non è pensato, è un bug, ho punto. Ho capito che non è pensato, ma al momento è così. Non so cosa altro spiegarmi. È così. Ho sbagliato. Devo buttare giù l'altro. Buonanotte, Gabriel. Dì la verità, tu volevi solamente vedere il gioco come girava fluido. No, io volevo giocare decentemente una partita insieme a te, solo che non so cosa. Dimmi. Perché non hai giocato compagno di Ian? Ah, perché manca il bianco. Io sono mona. Ma scusami, se parlo con te sei tu che stai giocando, mica io. Abbiamo perso anche questo, incredibile. Sì, è una beta, certo. Ma la prossima è niente. Beh. Ah, questo è buono. Meglio di niente. Questo è buono. Almeno mi perdo uno di difesa. Che simbolo è? Ah no, non posso volare quello lì. Che sì. E l'elementale, che cos'è questo simbolo con rosa? Questo qui è convocazione. Ah, ok. Ma tanto è tutto inutile qua. A meno che non mi peschi una terra bianca, no. Demo, abbiamo giocato a Unravel fino a 5 minuti fa e ora stiamo facendo un'ultima partitina di Magic così prima di andare a Nanna. Lo attacco. Va bene. Per far vedere che anch'io gli faccio del danno ogni tanto. E anche tu lo puoi buonanotte, fare. Buonanotte, Matt. E va bene. È pirata lei? Sì. Lo è. Oh! Giunti alla fine. No, metti prima compagno. Cosa cambia? Prima mi serve. No, mi serve due. No, mi serve Pegasus che può proteggermi da uno di quelli. Okay. No, non posso. Non ha molto senso però, perché tanto quello ti faceva un danno. Ma me lo potenzia questi qui. Più due, più due. Ah, i pirati che controlli. Il problema è che ma che sfiga. Volare solo quando attacca. Sì, non importa. Cazzo. Niente. Non quando blocca. Ha vinto, perché ne ha due. Lo so. E ho capito, cioè se buttavo il compagno avevo perso uguale. Sì, sì, così me la sono giocata. Cioè, solo uno per volare. Minchia, stasera tutti. Sì, vabbè, ma che sfiga. Non è vero, mi è andata di sfida, non ho pescato una terra. Prima anche. Riproviamoci. Adventure time, ciao miei amici, bene dentro terre lontane, con Sif il cane. Gatto l'avventuriero. Non hai terre, mi sa dove averti. Cazzo, questo mi sembra un'altra terra. Vabbè, no, vabbè, ho la fioritura. Ritroviamo quella strategia di oggi e riparte la 12 ore. Cacchio.
per essere sicuri. Vale. Che in realtà questo dovrei usarlo durante il turno dell'avversario, però mi dimentico sempre che lo posso fare. Sì, che non spreco la terra. No. Una volta che viene tappato metto una creatura 1/1. Con le gambe vitali. Cazzo, con Ayani è ottimo. Cautela, doppio attacco, cautela travolgere. E la Madonna. Prego signora, attacchi pure. Faccia pure, sono 6 danni. No, dovrebbe fare... Doppio attacco, se lo sei. No, dovrebbe farne solamente... io ero rimasto... Non mi credi, doppio attacco, attacco per carità volte. Del cielo, ok. Ne facciamo fare altri 6 sperando poi nella situazione. Sai dopo che fa esilia un permanente tuo o dell'avversario? Cazzo, ho sbagliato. Oh merda, pensavo fosse un'altra carta. Grazie Gibbs. Ma io gioco veloce, non sto mica qua pensavo a fosse quello che potenziava le pedine. Ma io volevo andare a letto, sono le 10:20 di sera, dai! Per forza! Cosa vuol dire vuoi andare a letto alle 10:20 di sera? Da quando? Con provocazione non ho un cazzo. Ma dai, ucciditi, ne facciamo un'altra. No, questa è vinta. Hai fatto una figura di merda. È vinta, te lo dico io che è vinta questa. Ora passa il turno dalla paura. Cazzo, c'è rapidità, sto bastardo. Volare anche, sto bastardo. E non attacca perché è un coglione, sto bastardo. Va bene. Cos'è che ti sei esiliato, scusami? Ho esiliato quel 4-4 che c'aveva. Quello col doppio attacco e tanti cazzi. Cosa fa quella carta? La esilia una carta finché non cancelli il canale? Finché non rompe questo, sì. Però era un po' uno spreco per quella creatura lì, ma non importa. Vabbè, dai. Era anche un 3-3. No, più che altro faceva 6 danni. Era pericoloso. 3+3, intendevo. Tanto questo qui, non so se sappia giocare o meno, ma questo qui c'aveva rapidità e volare. Poteva attaccarmi, penso adesso che... ne butta un altro. No, penso che non ti abbia attaccato perché aveva paura che lo rompi. Non posso. Come faccio? Con qualche istantanea, ovviamente. Ah, boh. Non ce ne sono nel mio mazzo. Non lo so. Che carte hai in mano? Mi fai vedere una creatura. Guarda. Quella è un'istantanea. Sì, ma non me ne faccio una serie. Ma io non so che istantanea hai. E sbrigo. Un trucco. E ti pareva? Quando tu stai ma giù. Che cazzo. Per capire se il tuo avversario ha un'istantanea in mano. Lo so, si blocca il gioco. Ah. Quindi vuol dire che lui sapeva che tu ce l'avevi, ovviamente. Certo. Potevi attaccare quel 3. Non so, non so. Quando viene tappata crea un altro di questi e mi sono utili perché mi fanno recuperare un po' di vita e recuperare un po' di vita aumenta segna, il compagno di Ayani. Che bello. Però lui adesso c'ha un 6 di attacco, minchia. Abbiamo perso il prossimo turno. Non hai niente da raggiungere. Hanno travolgere fino. Ah no, e cosa me ne faccio? Raggiungere. Travolgere. Non riesci a recuperare abbastanza vita. Attacchiamo con tutti. Speriamo non abbia la carta. Vediamo.
Speriamo. Oh, recuperiamo un pelo di vita. Così moriamo almeno. Comunque, quindi certo. Vabbè. Non si può fare niente. Perché ti ha messo solo una pallina? Perché quando la fa più te ne credo. No, perché i compagni di Ayane e Ajani l'ha avuto solo una... Per... Non lo so, perché effettivamente... No, l'avevo attaccato con un... Non mi ricordo. Vabbè. E buttiamo anche il mago Babidi. Io non Babidi? Beh. Mi piace Babidi. Si sfora di poco. Hai visto Marco? Non lo so, Davide, me l'avevano detto, non l'ho neanche usato alla fine. L'ho usato io. L'hai usato, funziona? Io l'ho usato il giorno che l'hai detto in live, quindi non so ora. Penso di sì, provate. Ma questo qui è tappato ancora, no? Oh, ha vinto, quindi. Perché mi fa 6 danno, questi non li posso proteggere, fa 6 danno. Allora, sì. Oh, santo Dio. Che sfiga. Cosa fa quell'istantanea? Scusa. Crea pedine. E non la posso neanche usare, tra l'altro. Pecca. Meglio questo, secondo me, di Arston. Anche se è molto acerbo. È comunque l'ultima. Una questione proprio di gusti. Chiaro. Magic è molto più... Non dovresti giocarlo come lo gioca lui, tutto veloce così. Quello è più Arston. Magic è da metterti là, leggere le carte, pensarti quello che stai facendo, crearti un po' di strategia in testa. Mi sa che a quest'ora giocano tutti quanti delle persone molto capaci, perché di giorno io becco sempre quelli del mio stesso grado. Speriamo. Io pensavo che questa carta qui, quella di prima, fosse quella per potenziare le pedine, invece no. Esatto, come partita di scacchi. Il problema è che qua sì, devi pensare, ma senza perdere troppo tempo, perché dopo un po' scade il timer. Il tempo ti conviene un po' metterlo da parte, perché nelle fasi più avanzate, dove ti trovi anche 10 creature sia tue che dell'avversario in campo, devi avere un attimino di occhio. Ah, bene così. Un po' come Yu-Gi-Oh, sì. Aia! Stasera però sfiga, eh! Quanti dei giocatori... Cazzo è minacciare? È quello che, se tu vuoi bloccare quelle carte lì, devi usare almeno due carte. Due nemici. Facciamo notare che lui c'ha un botto di roba in campo e io nulla. Perché tu continui a non avere carte. Mana. Cosa dirti? È quello il problema. Tutto oggi sono andato da Dio comunque. Che dobbiamo fare? Crea un po' di pedine. Quella che ti crea le pedine vampiro. Non che posso, ti serve... non posso. No? Continuiamo questo. Il prossimo turno inizieremo a prendere vita. Il problema è che non ci arrivo al prossimo turno. Rimaniamo con uno di vita, a meno che non ci abbia una carta che sicuramente adesso mi fa perdere vita. Ragazzi, stiamo facendo una partita durata 45 minuti. E ho vinto. In 15. Ale, perfetto. Grazie a tutti. Ora in 15 abbiamo fatte 3. Abbiamo fatte 3, ho capito, però c'è una merda dietro l'altra, quindi basta. Basta. No, Marco, basta. Abbiamo capito com'è l'andazzo stasera. Domani, volentieri, domani mattina, le fai tu domani mattina e vediamo quanto è brava. Dai. Una a testa. Dai. Una morte a testa. Dai, sono d'accordo. Dito. Buonanotte, belli. A domani.